La prima volta che ho visto Protang a Parigi sono rimasto naturalmente molto impressionato dalla riscoperta, la riconferma di un talento magnifico che è quello del mio amico Vittorio Storaro. E, cioè il mescolare i colori come lo ha fatto, in fondo quasi proprio per la prima volta, fra il colore orange, a luce incandescenza e luce del giorno, prendere le sfumature del colore, mai avere negli interni sempre, come dire, una rotondità di immagine senza mai delle ombre che disturbavano. C'è una tecnica di illuminazione già allora che così innovativa, che insomma non si sarebbe potuta mai più, cioè, dimenticare o non farne conto. Io non ho fatto molto conto nel mio lavoro. Recentemente Vittorio ha avuto la bontà di leggere il mio libro, il libro che è stato fatto su Spire, e ha detto: Luciano, questo conferma due percorsi paralleli. Allora, non è presunzione, ma in effetti la ricerca della luce che abbiamo condotto è molto vicina, e quindi quell'impressione è indelebile, è l'impressione di un film straordinario. Io penso al miracolo, cioè, mi ha fatto l'impressione di un film veramente internazionale, cioè, ecco, si era di fronte alla presenza di un divo di Hollywood di grandissimo spessore come Brando, in qualche maniera anche ricondotto il suo talento a dei valori culturali che sono più europei che americani. E in questo vedevo veramente la capacità di Bertolucci di mettere insieme e amalgamare una situazione, certamente, forse a volte non facile, come poi sappiamo dalle polemiche.